Così vi alzate come nei migliori acquapark, quindi siete proprio in aria mentre Perfetto. siete lì. E la barca Ma comincia. porca! Vaffanculo! Tutto calcolato! Andiamo a raccontare l'ultimo pezzo della storia. Quindi ritorniamo a Tifone, andiamo sempre in questo paese fatto interamente di legno e di parti di navi. E ritorniamo sempre all'interno della nostra taverna. Qui tutti stanno facendo silenzio perché il nostro capitano sta raccontando la parte finale della storia. L'inizio di un viaggio attraverso la navigabbia di un giovane capitano che va a schiantarsi all'interno di un'isola. All'interno dell'isola viene inseguito da diverse scimmie polipo alte più o meno un paio di metri e ad un tratto viene salvato dal popolo di quest'isola. Quindi continua il racconto. Alla fine del salvataggio, il giovane pirata cominciò a pensare un modo per tornare nella sua terra. La sua terra era quella che oggi è popolata dai bei sellesi. Tutti, ma quindi il racconto? Io non dico bugie. Anche perché io, quando sono arrivato in quest'isola, sempre per cause maledette, come fu per il primo che arrivò in questo luogo, lo conobbi. Conobbi il nipote di questa persona. Il giovane capitano cercò un modo per far tornare lui e i suoi uomini, ma il luogo in cui si trovavano era ben lontano dalla navigabbia. Delle semplici navi non l'avrebbero mai portato da nessuna parte. Quindi dovette rimanere nel luogo e lì si innamorò di una giovane ragazza nativa del luogo. I due si amarono alla follia, fino a quando però il compito di un capitano è quello di riportare sempre i suoi uomini a casa. E lui dovette mantenere la promessa. Prese il suo stocco, lo trafisse al terreno e disse: "Mia cara, io tornerò. Che questa terra venga protetta fino a quando io non farò ritorno." E lui partì, però non tornò più. La sua giovane amata l'aspettò, l'aspettò, fino a quando la sua anima e il suo amore si trasformarono in quello che era il difensore dell'isola che aspettava il ritorno dell'amore perduto. E apparve dal mare questa enorme scimmia, alta 10 metri, col volto di un polipo, a significare la terra e il mare uniti in un'unica sola creatura. E questi, signori, è il racconto dell'isola del Teschio. E come una telecamera che si sposta e va dal viso del capitano, si sposta sulla mappa alla quale era trafitto il coltello e ritorna nella scena nella quale c'eravamo fermati. Un enorme essere dall'interno dell'isola si fa spazio tra le rocce, fuoriuscendo come un grande tiranno che comanda qualsiasi cosa con la sua enorme potenza. Questa enorme scimmia polipo, che a occhio e croce saranno 10, 15, 20 metri, non si è mai vista una creatura così grande. E lì Arrigo, mentre sta puntando il macete al nostro cattivo, tra virgolette, di turno, perché non ha fatto sicuramente le stesse cose che hanno fatto loro al povero Vincent Dulaville, gli indigeni rimangono bloccati di fronte a quotanta potenza. E Felipe, appunto, all'ultimo secondo, si gira verso di voi. Non avete tolto la spada, vero? No. L'ho presa io, che cosa devo fare, Felipe? Perché sono preoccupata che muoiano tutti per colpa della minchiata che ho fatto. A un certo punto, mentre tu stai parlando, la scimmia si lancia e la vedete correre verso la vostra direzione. Lara, passami lo stocco. Ci vediamo dove abbiamo appeso il salame. Non voglio che tu muori per me. No, non morirò, non ti preoccupare. È il tuo capitano che Giuralo. cosa sta dicendo. Giuralo. È un ordine del tuo capitano. E intanto si vede Felipe. Se permettete, io andrei. Arrigo non si è mosso, Sì, sì, cioè sì. sta guardando il coso, però ancora gli sta puntando il macete alle spalle. Forse io potete salvare tutti quanti. Che culo. No, non ascoltatelo. Dobbiamo trovarci lì, ragazzi. Ho un'idea.
Io ti ho dato la cosa comunque, okay, okay. E tiro fuori la mia pistola con un proiettile. Guardo Felipe e dico: te, cane, mi vendicherò anche di te, sappilo. Guadagno un punto eroe. Sì, ok, lui tipo... e poi voglio spendere il mio punto eroe per accendere il mio tatuaggio del fulmine, in modo da essere chiaramente più veloce dello scimmione e allontanarlo da loro, e però piano piano andare verso dove eravamo stati imprigionati. Io puoi andare ora? Il tuo capitano ha detto che io non serve più a... No. Nulla. Allora Felipe, senti, quello che dice il mio capitano è un conto, lui si vuole vendicare di te e va bene, però questo non significa che io ti lascio andare. Allora, tu hai detto di sapere qualcosa, parla, perché se non te ne sei accorto siamo su un'isola, se muore uno di noi qui muoiono tutti. Più che altro io lo farei per benessere del tuo culo, perché la ventosa è ancora fuori. Io lo so, Beth, io puoi salvar tutti. Come? Io ho una nave. E perché non te ne sei mai andato? E perché non l'hai detto subito, idiota? Perché volevo tenerla come salvataggio. Se sapevate che io avevo una nave, tu e quel macete non eravate così. Allora, non ha tutti i torti. Effettivamente. Va bene. Allora, tutti noi possiamo scappare con la tua nave, se prometti di non fare scherzi, Felipe. Ovviamente. Io... Volere vita salva come la vostra. Tu, Ziggy, ti sei avviato verso l'osso, allora, giusto? Mi allontano se vedo che lo scimmione mi segue, non è che prendo e parto. No, lo scimmione, quando tu ti muovi, tipo sembra che un attimo si sia bloccato e poi si gira verso di te. Arrigo, allora mi fido di te. Ziggy sta morendo per colpa mia. Ma che morendo? Ma sta benissimo. Ma non hai visto come è corso via? Per ora. E comunque corro dietro a Ziggy, allo scimmione, perché mi sento in dovere di aiutarlo, lasciando agli altri la scelta di fare quello che voglio. Volete andare alla nave voi? Boh, non è che sì. C'è molta scelta, c'è quello o questo, quindi... Non so se ve ne siete accorti, però c'è tipo una scimmia gigante che sta venendo a prenderci. Dove? Quindi io proporrei una tregua e direi di andare alla nave e... Se il vostro capitano è tanto bravo, si salverà. Ciabatta, Runo, Cornelius, io devo andare a salvare il capitano e Lara. Abbasso il macete e corro verso dove è andata Lara e prendo un punto eroe. Anch'io ho preso un punto eroe perché ho scelto di non seguire più il denaro. Perfetto, perfetto, ragazzi. E voi due, invece? Io gli attacco la ventosa in testa, gli lancio. E io cosa fare comunque? Niente, cammina. Ricordati che la ventosa torna sempre dal suo maestro. Quindi, se la ventosa torna da me, tu tornerai da me. Adios! E lui comincia tipo a correre. Faccio una delle mie due ciabatte che sono diverse e poi gli inizio a correre dietro. Anch'io gli andrò dietro, non in maniera così esasperata, però gli andrò dietro. Ma io correndo dietro a questo tizio e urlando piatelo, piatelo. Guadagno un punto eroe perché sto seguendo l'esempio di una leggenda. Io non me la sento di dire di no, ragazzi. Non... Io sono assolutamente d'accordo. E voi cominciate a inseguire il nostro caro Felipe. Andiamo da Ziggy. Allora, Lara e Arrigo, ovviamente voi correte anche. Vi accorgete che vi state avvicinando sempre di più all'enorme bestia, che è lì che ovviamente sta cercando di dare la caccia al possessore dello stocco. Quindi, Ziggy. Io ti ricordo che non mi posso perdere, quindi sì. Io in realtà tutto il percorso lo so perfettamente. No, non è quello il problema è che hai un'enorme scimmia gigante di circa più o meno una quindicina di metri che ti sta dando la caccia. Comunque con due salti tranquillamente arriva nella tua, dove sei tu. Stai andando dritto verso la direzione. Sì. E lui ovviamente sta cercando di prenderti, perché lui non si sta muovendo con gli occhi. Ovviamente lui sta massacrando tutta la zona. Cioè proprio lui comincia a dare pugni contro il terreno, cercando di prenderti, cercando anche proprio con tutta l'enorme mano di afferrare le piante, tutto quello che c'è. Sì,
Quindi Ziggy, 3 successi ti servono soltanto per riuscire a non farti prendere da una scimmia. Un eroe per aiutare. Ok. Quindi miro nella direzione della scimmia e sparo al volto della scimmia, sapendo che è tipo una puntura di zanzara, però magari si distrae, va. Ok. Allora, chiaramente usando lo stocco, okay. E la mia velocità, pigliando un po' per il culo, guarda qui lo stocco e poi mi faccio uno scatto. Allora, io ti direi di questo caso, grazia. Dopodiché ti direi atletica. Va bene, va bene. Allora sono 8 dadi. Andiamo, ne ho 4. Cerco di attirare il suo sguardo con lo stocco dorato e appena lui sta per colpirmi io praticamente svanisco all'ultimo, così che lui comunque deve sempre ricontrollare sotto le zampe per essere sicuro se mi ha schiacciato. Quindi sono un po' lì tipo che lo sbeffeggio, magari mi fermo su un tronco di un albero. Troppo lento. Il mio ultimo incremento lo voglio utilizzare per dirgli, per guardare la bestia e fargli: resti ottima nella mia ciurma. La bestia, beh, ovviamente. Per rallentarlo, l'ultima cosa. Se non posso. Non te lo devi piccare il mostro. Ma lo dici tu questo? Lara e Arrigo, intanto voi vedete l'enorme creatura che comincia tipo a picchiare il terreno. Appunto, tutto intorno a voi si alza un enorme polverone. E capite che ovviamente Ziggy sta sbeffeggiando pesantemente. Io guardo Arrigo. Cioè, il suo piano era prenderla per il culo. Io credo che il nostro capitano abbia un altro piano che a noi sfugge. È vero. Sta andando oltre ciò che riusciamo a pensare. Dalla sua profonda intelligenza da capitano. Allora io direi di fiancheggiare lo scimmione. Aiutiamolo. Non lo scimmione, il capitano. Voi due andate ai laterali e intanto Daruno e Ciabatta che stanno seguendo il nostro Felipe. Inseguendo il nostro Felipe, Ciabatta e Runo, il vostro approccio. Allora, io questo qui non voglio farlo scappare. Cioè, questo qui se scappo la nave io mi incazzo una bestia. Quindi cerco di seguirlo il più velocemente possibile, cercando, diciamo, di limitare quanto più possibile movimenti inutili. Quindi, cioè, proprio vado dritto, mi concentro su di lui, cerco di evitare vari ostacoli. Il mio intento è quello di stargli dietro e mentre corro estrarre uno dei miei pugnali e lanciarglielo per colpirlo tipo a una coscia, ma non, cioè anche di striscio, però tanto, perché se lui sta correndo in maniera forsennata basta poco per farlo sdraiare in terra. Allora io ti direi vigore perché stai correndo e mira perché gli stai lanciando il coltello. Mentre magari... qual è l'approccio del nostro Ciabatta? Ti ho detto che non è dei migliori. Io continuo a correre. E vabbè, considerate che penso che una falcata di Ciabatta è tipo 60 centimetri e un po' di amore. Cioè, dovresti rotolare. Praticamente, sì, come rotola un comodino. Quindi anche che gli si aprono tipo i cassetti e perde cose dalle tasche. Un casino sarebbe. Cerco di correre più veloce per atterrarlo. Vigore atletica. Io ho fatto 2 incrementi comunque. Molto bene, molto bene. 1, 7 e 3. Mazza! Ma ne ha tirato 80. Ma 7 e 3, 10. 10, 3 incrementi, 4 incrementi. Sì, vabbè, 10 e 10, ma chi è questo? 6 incrementi. Cercate di fermarlo, ma... Mazza quanto è atletico. Tipo, sta correndo come un pazzo. E tipo... Anche, ragazzi, vi accorgete che tipo vi arrivano addosso anche alberi, rocce, ma non perché ve li sta lanciando Felipe, ma vi girate un attimo, vedete proprio la scimmia, in questo momento è impazzita, quindi tipo prende una parte proprio della giungla e la lancia in giro, prende il masso, cerca di prendere il nostro Ziggy, poi lo ributta indietro, ogni tanto si gira, vede che tipo lo state inseguendo, quindi comincia a correre anche più forte. Con chi? Ti ho letto? Ah, l'asma a quanto pare, poverino, l'ha appena scoperto. Vi accorgete, Rune e Ciabatta, che vi state dirigendo verso quella che sembra una scogliera in fondo all'isola. Direi che mentre voi due state inseguendo il nostro Felipe, si ritorna al nostro guardiano insieme a Ziggy, Lara e Arrigo. E comunque, arrivi diretto verso l'osso, Ziggy, cioè ti manca 5-6 metri. Qual è il tuo piano mentre arrivi là? Così capiamo l'approccio su cosa devi tirare. Il mio piano è: uno, voglio controllare ancora se c'è il cretino appeso, per sapere se lo vedo. Cioè.
Ok, quindi il mio piano sarebbe lanciare arrivare in mezzo al coso, lanciare lo stocco addosso a per infilzare il tipo e poi scapparmene. Io guardo Arrigo, se, perché loro mi hanno seguito, e gli dico: Arrigo, mira il salame, glielo lancio, e lui tipo cioè, lo riprende al volo e lo lancia preciso verso il tizio. Allora sai cosa faccio io, che sono dall'altra parte? Incrocio lo sguardo dello scimmione e gli indico col dito lo stocco, lì, cercando di fargli vedere perché non me lo... Quindi anche tu, Lara, stai aiutando Ziggy, ok? Hai 4 dadi in più invece che 3, grazie a cameratismo. E con me ne hai 3, quindi hai 7 dadi in più. Comunque, dato che ce n'ho ancora 3, utilizzo un punto pericolo. Ogni incremento è dato da 15 e non più da 10. 6 incrementi. Ok. Quindi 3 incrementi sempre da levare per la scimmia. Ziggy, tu gli lanci e poi lui possibilmente te lo rilancia indietro. Si state facendo. Perché l'azione la stai facendo tu, lui ti sta aiutando, quindi. Lo uso per metterci nella posizione più comoda possibile. Perfetto. Gli altri due. Uno per assicurarmi poi di non di avere la strada libera per non venire preso dal gorillone quando si lancia. Ok. E l'ultimo per assicurarmi che loro non vengano coinvolti da qualche colpo involontario della scimmia. Quindi rimango lì comunque attento e vigile con la mia velocità per prenderli se dovesse succedere qualcosa. Ok. Quando tu lanci la lama, il Dulaville si ritrova la lama addosso, la prende tutta in una volta. È tipo, guarda la spada, diciamo che era abbastanza stordito da tutto quello che succedeva, non ha capito bene, vede tu che gli tiri la lama, lui la prende in mano, guarda, grazie, tipo mentre ti sta per ringraziare, tipo, vede l'enorme scimmione che si aggrappa alla parete, cara nella parete, afferra il nostro Dulaville, e vedete il Dulaville... Aiuto! Guardo Ziggy e gli urlo: Felipe è una nave di là, dicendogli la direzione in cui li ho visti scappare. Che ci possiamo, si può vedere da là sotto ciabatta quest'ombra rossastra che corre e lancia cose. Voi vedete la base dell'isola perché siete abbastanza in alto, la scogliera, e vedete che prima della scogliera c'è una specie di collina in discesa, ok? La parte finale comunque dell'isola che va verso una scogliera. E urlo di là indicandoli. Perfetto, ma... Due enormi mani dall'ostro biombo nella quale c'era l'osso appeso. Tu vedi Lara e Arrigo tipo fermi un attimo bloccati e piano piano dietro di te comincia a diventare sempre più buia la zona. L'enorme essere è alle tue spalle. Io li sto spingendo proprio via. Sì, quindi tipo via. Intanto, Andrei, dai nostri carissimi Runo e Ciabatta. Oh, se ne fa senza di noi! Ah, stronzo! Tirali anche l'altra Ciabatta! E prendo l'altra ciabatta. Bene. Ma la lingua fa il meteore o mentre prende la mira? Mentre prende la mira. Un solo successo. Vorrei ricorrere alla mia ventosa. Cioè, noi gli vediamo la schiena, quindi io mi vorrei staccare ventosa. Insomma, e le vorrei dire ventosa, dai. E la vorrei piegare a boomerang. Ok. E lanciarla in modo che lo superi e poi torni indietro e gli si attacchi in faccia. Ok. Guarda, sommandoli tutti ho fatto 2. Andiamo a lanciare i miei dadi invece. Un incremento, 2 incrementi, 3 incrementi. In realtà non sono molti. 4 incrementi su 10 dadi comunque. Io ovviamente utilizzo i miei 3 incrementi per schivare le vostre ciabatte. Quindi proprio vedete, zoom, zoom. Mentre gli passano accanto gli oggetti. Poi ad un tratto uso il mio ultimo incremento. Meno male che ce l'ho. Si lancia dalla scogliera, ma mentre si lancia, sta roteando su se stesso, afferra quella che sembra una specie di liana e lo vedete proprio che comincia a volteggiare nell'aria con questa enorme liana ed entrare una fessura che avete notato bene con l'utilizzo di questa liana, che piano piano torna indietro
Intanto, dietro di voi, se vi girate, perché arrivate comunque alla scogliera tutti quanti, vi girate e vedete l'enorme scimmia in lontananza che sembra che si diriga verso la vostra direzione. Prima Ziggy che esce velocissimo insieme agli altri e l'enorme scimmia dietro che sta correndo contro di loro. Lara, Arrigo e Ziggy, i vostri approcci dall'inseguimento con la scimmia. Corro, salto e cerco di muovermi come fanno le mosche per non farsi schiacciare. A sto punto vigore e atletica. 3. Ok. Ziggy! Beh, io semplicemente adesso ho capito quanto vale questa bestia e voglio addomesticarla. Eccolo là. Cioè, io voglio picchiarla, ma semplicemente non per farle male, per farle capire che sono io il capo. Panache, devi parlare. A questo punto ti direi risolutezza. Va bene, è uguale. Era più figo Panache Rissa, però. Cioè, non parli, non fai così, quindi... Faccio parlare i miei pugni! Sai come quando due bro si picchiano la prima volta? Va bene, ti do Panache... Hai già finisci. Mischia. Dai. No, scusa Rissa, perché stai andando coi pugni. Let's go. 3 incrementi. Rigo. Credo che raccoglierò, mentre corro, vedendo soprattutto che ci sono gli altri miei compagni, insomma, li faccio andare un po' avanti, raccolgo delle pietre, le tiro allo scimmione per farlo, diciamo, andare più lento. Vigore. Mira. Ah. Incrementi. Let's do some incrementi. Io non posso perdere l'obiettivo. Io voglio pigliare quella liana. Okay. Io pure. Allora, quella liana i flammini buco. Perché questo non ce l'ha. Questo fanno gli uomini pesce. Vigore. Io, siccome in realtà è un'azione piuttosto concitata, okay, farei atletica. Voglio provare a fare la stessa cosa che sta facendo Runo. Io pure mi voglio aggrappare a quella liana. Io spero di avere l'atletica. Puoi decidere, secondo me, tra grazia e vigore in base a come sempre prendi grazia la... perché mi fa ridere, perché poi tra l'altro io c'ho sempre 2 e 2. Cogli, io vorrei fare e notare dritto. Per il semplice fatto che se mi aggrappo alla liana dico a Runo dove dobbiamo andare. Ok. Comunque su 4 dadi ho fatto un successo che è un 10, poi il resto è 2, 1 e 2. Molto bene. Però Alba, non si può lavorare in questa maniera. Molto bene. Di 3 azioni fatte hai sempre fatto un incremento. Mentre uscite dalla foresta, la creatura afferra un enorme masso e ve lo lancia dritto verso di voi. Partiamo da chi ha più incrementi di tutti. Afferro il cappello e okay, prendo tutte le rocce che arrivano, e però nel mentre continuo a guardare la scimmia, tipo per fargli capire questo non è niente. Quindi spendi tutti gli incrementi a schivare, tipo? No, li prendo, cioè tutto quello che mi arriva prendo, mi prendo i danni. Quindi ti prendi 5 danni. Lara e Arrigo. Vedo dove sono in tirati ciabatta e Runo. Sì, vedete loro che prendono la liana e si lanciano. Di là, la liana! Corro e l'afferro e mi scendo. Appena Lara mi dice che c'è la liana e che possiamo andare via, spendo anch'io l'incremento, cioè un incremento per arrivare lì, spendo un altro incremento per continuare a cercare di dare fastidio allo scimmione io piuttosto che se la prenda con gli altri. Penso che utilizzerò uno per doggiare, insomma, almeno che non mi bastino le indicazioni di ciabatta, e l'altro per provare a infilarmi nel buco. Ok, no, ce la fate tranquillamente, cioè tu proprio mi dovete dire come li utilizzate, quindi tipo... cioè tu riesci a infilarti, ciabatta tu utilizzi penso il tuo unico incremento per infilarti anche tu nel buco. Sì, io praticamente stando appeso faccio a sinistra, e vedo Runo, giù, e mi lancio pure io. Lara, ti rimane un incremento? Ti afferro tipo per la camicia e ti dico giù, andiamo! Però aspetta! Lo prendo per la camicia e lo scendo con me. Ok, quindi vedete proprio Enrico che tipo viene preso. E tutte e due volate. Quindi tu, Ziggy, ti prendi tutti i danni e decidi di utilizzare questa cosa per comunicare con lui, giusto? Sì, però volevo chiederti, visto che sono ostinato sulla mia posizione, posso attivare il mio Ubris e quindi prendermi un punto eroe? Va bene. Io adesso è proprio un combattimento, lo vedrai, molto più rituale, nel senso, cioè vado lì, cerco di dargli dei colpi in punti vitali, in modo per fargli capire, guarda che sono molto più forte di te, non mi fai paura. È proprio come se fosse una lotta tra cervi, no?
Ora ci sono io piccolino che lo punzecchio e lui che comunque è grosso che cerca di afferrarmi e colpirmi ma non ci riesce. Lara, Enrico, voi vi state lanciando all'interno della scogliera, riuscite più o meno a vedere quello che è la fessura nella quale Runo e Ciabatta sono infilati, dato che comunque voi avete la parte iniziale della fune e loro nella parte finale sono riusciti a utilizzarla per infilarsi all'interno. Intanto spieghiamo cosa c'è all'interno al nostro Runo e Ciabatta. Vedete come un'enorme grotta piena di stalattiti e stalagmiti, nella quale c'è una specie di, non cascata a tutti gli effetti, ma un ruscello che l'acqua sembra passare attraverso a un percorso alla quale c'è... Avete presente le navi che utilizzano nella Papua Nuova Guinea? Avete presente Oceania, scusatemi, il cartone Disney? Ah, sì, la zattera. Il cartone della Disney. Sì, la zattera è una barca a tutti gli effetti. Tipo quelle canone fiche, polinesiane. Sì, perfetto. E vedete che è attaccata con diverse corde a delle stalattiti che ci sono in giro. E vedete il nostro Felipe che su, sta tagliando un paio di corde e si sta dirigendo nel tagliare altre tre corde che sono rimaste. Vedete che tipo la nave si sta spostando e capite, facendo uno più uno, che a un certo punto è proprio come se fosse una specie di rampa di lancio nella quale poi la nave va dritta e si lancia oltre la scogliera. Non è una nave! Quindi? Sono così, sono rosso che cerco di non dirlo. Forza, forza, venite, tagliate con me queste corde, dobbiamo andare via! Ah, ma allora non stavi fuggendo da noi? Il tuo piano era di scappare fin dall'inizio. Senza se, senza ma. Ragazzi, c'è una scimmia gigante. Felipe! Approcci! Allora, invece di farlo con vigore, cerco di, visto che qua c'è poco spazio, di scivolare lungo la corda dandomi velocità, per poi proprio attaccare a correre. Quindi vorrei fare grazia più atletica. Ok, Arrigo. Ok, io ho il fiatone, ma cerco di andare di completa forza di volontà e corro velocissimamente cercando proprio di... Io lo voglio assicurare. E voglio cercare di fermarlo mentre corro tantissimo. Prende parola del comando, parola del potere. Quindi direi sì, risolutezza e intimidire in questo caso. Ziggy. La mia idea è sempre quella di addomesticarlo / convincere. Però adesso devo mantenere la posizione. Sì, tu proprio ti fermi lì e decidi di affrontare il guardiano dell'isola. Va benissimo. No, lo sto addomesticando, non lo sto affrontando. Lo stai addomesticando. Quindi, comunque, sei rimasto tu, anche lui, di conseguenza, comunque farà degli schiaffoni educativi. Comunque, la scena, quindi, si trasforma una scena drammatica in una scena di conflitto tra te e lui. Ok. Perché siete soltanto voi due? Tu hai deciso di non fuggire. Beh, allora a sto punto aggiungo il mio punto Ray per elettrizzarmi così da... Cioè, nel senso, dargli ancora più botte. Ok, ok. Allora... bel tiro. Quattro incrementi. Andiamo con la scimmia. 8. Fai veramente schifo. Uso 5 dei miei incrementi per fracassarti di pugni. Cioè, proprio lo scimmione comincia a proprio dare pugni al terreno. Beh, io mi becco le 5 ferite. Ok. Vedete proprio tu Ziggy, ti arrivano rocce, poi ti arriva uno schiaffone che ti lancia, tu ti rilanci verso di lui, ti afferra di nuovo e ti lancia al terreno. Allora, il mio primo incremento voglio usarlo. Cioè, metti con la scossa di vicino e inizio a elettrificarlo. Comincia a elettrificarlo. Ok, quindi tu quanti incrementi utilizzi per fargli queste ferite? Beh, inizierei con 2. Quindi vai a 3. E io utilizzo 2 degli incrementi che mi sono rimasti andando a 1 per annullare la tua scossa elettrica. Lara! Allora, ne utilizzo 1 per arrivare su sta scialuppa. Ok. Guardo Felipe, aspetta Arrigo. Ok, in questo caso stai parlando con lui, quindi dovresti fare un persuasione, quindi devi utilizzare 2 incrementi per cercare di convincerlo. Va bene, non mi va di saltarli addosso, quindi gli dico aspetta Arrigo con tono determinato. Ok, lui ferma ovviamente la lama e si gira verso di te. E aspetto gli ultimi incrementi, me li tengo, vediamo. Ok. Se lui adesso ne rimane uno, allora voglio usare i miei ultimi 3 incrementi a questo punto per... per addomesticarla, voglio prendere e fargli capire che sono io che comando.
Poi direi in questo caso come se fossero delle ferite, perché non c'è un vero e proprio tipo how to tame una bestia in questo gioco, cioè non c'è la cosa, sono tipo ferite e robe. Poi tre incrementi per ferirlo e comunque avere un po' la meglio su di lui. Ok, Arrigo. Un incremento per arrivare sulla nave. Ok. È un incremento per afferrare per la collottola Felipe, dicendo e quindi volevi partire senza di me? Beh, okay. non è che l'aveva tenuta nascosta sta cosa, gli fregava un cazzo di noi. È tipo... Sì. Quindi tipo, what do you expect? Cioè, e allora, quando vuoi che... Vuoi, questo mi esce fuori. Fine. Io ho fatto. Io in realtà quello che vorrei fare è controllare un attimo, cioè guardarmi un attimo intorno su questa barca, se in realtà è in grado di affrontare questo salto e affrontare il mare aperto, perché non sono molto sicuro, però essendo un pirata navigato dovrei essere in grado di giudicare una nave, quindi sì, voglio essere sicuro. Ok, allora, utilizzi i tuoi due incrementi, la nave va bene per quello che deve fare. Okay, sicuramente ce la fa. Il salto è molto grande, ma la nave è molto solida. Ok, allora mentre sono lì che c'è ciabatta e che è lì con questa ventosa. Sai, Pepitas, non me l'aspettavo, ma complimenti per la nave. Dovrebbe reggere il salto, sì? Con un incremento, okay. Siedo ciabatta. Cioè, mi assicuro che ciabatta sia seduto. Hai paura che cado? Così, cioè, come faccio a cadere il baricentro raso terra? E con l'ultimo incremento taglio l'ultima corda, ragazzi. Ok. Io voglio usare il mio incremento per fare questo. Tenetevi forte! E poi immagino ci saranno corde, rete e quant'altro. E mi aggrappo quanto più possibile per non farmi sbalzare via dalla nave. La barca improvvisamente comincia a prendere velocità. Tutti quanti partite come dei siluri. Tutto in una volta, la velocità aumenta in maniera incredibile. Ad un tratto tu, Ziggy, senti tipo un rombo sotto di te. La terra quasi comincia a tremare perché comunque la barca un po' sbatte in giro. E a un certo punto riesci a vedere la barca che vola. Mi vendicherò, Felipe. Ma ovviamente vedi anche tutti gli altri che si stanno tenendo alla barca, eh? Li faccio accenno di saltare. Vabbè, con la mia velocità scatto per andare verso la barca a questo punto. Vedete questo fulmine che sale ad un tratto sopra la barca e Ziggy che si aggrappa a tutto quello che è lì. E ad un tratto prendete, tipo, perdete presa dal terreno, quasi vi alzate, come nei migliori acquapark, quindi siete proprio perfetto. In aria, mentre siete lì. E la barca comincia... Porca! Vaffanculo! Tutto calcolato! E vedete piano piano la figura del nostro enorme guardiano che si rimpicciolisce sempre di più sullo sfondo. E dopo, ragazzi, un bel saltone dalla scogliera, secondo me siamo sulle misure di anche lì un 10-20 metri. A un certo punto proprio... Splash! Che merda! Arrivate in acqua e la barca si sta muovendo diretta verso il largo. E da lontano... E dopo aver battuto i suoi pugni sul petto, quindi siete in mare aperto, sembra arrivata la calma, Felipe che si aggiusta tutto. Ah, quindi... bravi ragazzi, siete stati molto bravi. Coraggioso Ziggy da parte tua, molto coraggioso. Ma perché stai parlando, Pipe? Cavolo. Non ti ho dato il permesso di parlare. Su, forza, dai. Questa è la mia barca. Cosa? Da 4 generazioni. Allora, questa era la tua barca. È il tipo da 4 generazioni. Ma tu non eres un capitano? Dov'è la tua barca? La mia barca ora è questa. Una delle tante, potrei dire. Bene. Mi trovo in... Lara, per vantaggio. Favore, metti a cuccia il tizio. No, io... Io mi alzo, guardo Felipe e gli dico, questa è la barca del capitano, ma tu sicuramente puoi venirti alla nostra ciurma ed essere di grandissimo valore. Con questo accento.
rinfodera il suo stocco all'interno del suo fodero. Io adesso in svantaggio. Un bravo Beiselese sa quando deve combattere e quando deve arrendersi. Bene, Ziggy, lei è il capitano. Che è il mio eroe perché si è unito alla mia ciurma. Non si è unito alla ciurma. Guardo Felipe e le dico, non è che ti stai arrendendo, ti stai arrendendo a noi, è diverso. Esatto. Dulaval si è arreso, si chiamava così? Dulepal. Sì. Quello. C'è Vincenzo. Il Colon d'Oro. Il Pomongon. Il Colon d'Oro, no? Colon d'Oro, è il suo titolo. Il Pomodoro. Il Pomodoro. Il Pomodoro. Il Pomodoro. Il Pomodoro. Ah, è il Comodoro. Sì, Pomodoro. Sì. Ah, detto è il cretino che era arrivato... Non è che ti siamo una scima, Non abbiamo mai avuto il piacere di combattere. Felipe, allora, le cose sono due. O ti unisci o ti butti giù. E chi la guida questa? Non ti preoccupare che la guido io. No. Ziggy, Felipe non c'è. Ed è il tuo timoniere. Non c'è un timone, Ziggy, in queste navi. Già tanto che c'è una nave. Non hai idea di come si... Sono delle navi molto particolari. Ma io comunque mi guardo intorno, guardo tutti e dico, ma sono l'unica ragazza della ciurma? Ah, sei una ragazza? Piacere. Io sì. Mi controllo dentro la camicia e faccio... Temo... Boh. Ziggy, devi rimediare subito, ci serve un'altra ragazza. Io guardo il pezzo. Io guardo Runo. Runo, cosa tu sei uomo? Sei una... Sì, certo. Signore, vi sembra un uomo o una donna? Mi sembra che ho le forze. Lo so, mi sembra un pesce. Siamo in mezzo al largo che stiamo davvero facendo discorso. E guarda, Enrico, questa è colpa delle scuole che non ci insegnano educazione sessuale. Dei pesci. Ma quando cavoli suoi, che cos'è? Ma tu cosa vorresti essere? Uomo o donna? È il vostro amico. Chi? Quello che io ho liberato. Ma chi? Cornelius. Qua Cornelius. Dov'è Cornelius? Dov'è? Non c'è. Nessuno di voi ha pensato durante la fuga a Cornelius, ragazzi. Però non è che possiamo pensare. Io già l'avevo dire dove dobbiamo andare. No! Ma è Cornelius! Ma poi esattamente, minimo... sto Cornelius, chi era? Era un membro della ciurma. Era un amico, era uno di noi. Era un fratello per ma me. Ma voi lo conoscevate, perché io non l'ho mai visto. Ma no, ciabatta, l'hanno preso sulla nave di Comodoro, era una a casa sulla nave di Comodoro e loro se lo sono portati dietro fino a qui. Cioè, fino all'isola, non fino a qui. Perché qui non lo conoscevano da tre anni. Era il più grande mozzo dei sette mari. Ti guardavo e sorridevo. È vero, e poi aveva sempre una parola gentile. Inizio a piangere pure io. Un momento. Ripetici. È il tipo, indicando Enrico. È un uomo, già abbiamo costruito. Mi ha puntato il macete. È una ventosa. Tu, Ziggy. Poteva puntarti di peggio, ti è andata bene che era solo okay, il macete. Ok, finiamo il discorso. Tu, Ziggy, mi hai fatto tutto il discorsone. Per salvare il vostro amico che vi siete dimenticati. Non era nostro amico, evidentemente. Me lo fanno. Che è una questione di principio. Io non sapevo chi fosse. Molto bene. Io gli volevo bene. Ma qual è il punto del discorso? No, io è solo voler sapere... Ma è un problema di questa ciurma di che ma il cosa cala. Comunque oh. Felipe mi sembra abbastanza impiccione. No, ha ragione. Sì. Lungi da me. Il punto è il seguente. Se sei un pirata, noi dobbiamo cercare di aiutarti se fai parte della ciurma. Però un giorno io non ero punto... pirata. Ho capito, ti sto spiegando infatti per questo motivo. Se tu sei un pirata che fa parte della ciurma, gli altri della ciurma devono cercare di aiutarti. Ma fino a un certo punto, ti aiutano male. Un punto in cui devi essere in grado di aiutarti da te. Perché tipo Ziggy, noi gli abbiamo detto salta e Ziggy è saltato. Ma se Ziggy non saltava, mica era colpa nostra. Cornelius l'ha finito giù dal rogo, no? L'abbiamo salvato due volte. Esatto. Io poi, ho tirato io un scimmione per la mia ciurma. Tu cosa hai fatto? Io mi sono attaccato a una liana. Io cosa ho fatto? Siete sulla barca. Vede?
L'uomo pesce molto intelligente. No, è solo educato. Cioè, no, è intelligente. Anche educato. È il più intelligente di tutti noi. Dopo Cornelius. Quindi... No. Mi sento offeso. Quindi... Si toglie il cappello, lo appoggia in un gancio che ci sono nel pennone, diciamo, di questa barca. Si mette a quello che è il timone. Quindi, dove siamo diretti, capitano? Andiamo a Fumosa, nella mia città. E Fumosa sia! E a un certo punto la nave ti piega tutta su un lato e andate dritti, prendendo il largo e probabilmente prendendo la navigabile. Signori, voi siete riusciti a fuggire. Ovviamente voglio lasciarvi con un'ultima scena. E vediamo una spiaggia frastagliata, molto alta. Potreste sicuramente riconoscere l'enorme montagna a forma di teschio al centro di quest'isola. Un uomo senza maglietta, ricolmo di scottature, che sta correndo. Ragazzi, dove siete? E la scena è si chiude così, proprio mi arriva nel mate. Mentre si chiude la scena, ci sono tutti gli indigeni che lo stanno inseguendo. No! Però tipo, mentre si chiude la scena, si riapre un attimo, si vede la faccia del capitano che ha raccontato la storia. No, io sono Cornelius. No, 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 no